Buonasera a voi, buonasera. Beh, immagino che come tutti stia attendendo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Noi tra poco riascolteremo anche quello che è stato il discorso del Presidente Silvio Berlusconi. Ovviamente siamo sulla cronaca strettissima. Le faccio sempre un po' questa di domanda all'inizio ultimamente. Lei che è così esperto, che aria tira? Ma io credo che Mattarella avrà dei tempi abbastanza brevi. Si prevede che il fine settimana sarà dedicato a verificare se c'è un'intesa che abbia numeri e intenzioni solide. Nel qual caso Mattarella darà un incarico per formare un governo politico, la cui durata poi tutti dicono che durano tutta la vita, tutta la legislatura, poi si vedrà. Anche questi sono 2 a 5 anni, ci hanno detto fino all'ultimo momento, mentre morivano dicevano un governo che durerà 5 anni, se lo ricorderà. Quindi le durate dei governi dichiarate sono sempre degli auspici, mai un impegno certificabile. Se non ci sarà da qui a lunedì una intesa, a questo punto quella che viene rappresentata, PD 5 Stelle, si sono scambiati poi oggi segnali, quello mette 5 punti, poi sono diventati 3, quell'altro ha fatto un elenco di 10 punti, alcuni dei quali lo vedevo mentre li leggevo, insomma, siamo alle solite declamazioni, cioè sconfiggere la povertà, volere la felicità, un programma molto generico, quello che ha dichiarato. Infatti, Di Maio, su questo non abbiamo neanche discusso più di tanto qui in diretta, perché è evidente un po' a tutti che non sta là il discorso, no, in quei 10 loro punti. Hanno paura di essere mandati a casa, perché se si vota i 5 Stelle dimezzano la rappresentanza. Di Maio viene disarcionato, pietiranno a Grillo la possibilità di candidarsi ugualmente, perché la legislatura è durata 1 anno e mezzo, quindi il secondo mandato non si sarebbe esaurito, quindi questa è la decisione di Maio: pietire un posto in Parlamento dove fare l'oppositore per quanto durerà la prossima legislatura e poi cercarci un lavoro a 36-37 anni, quanti ne avrà all'epoca. Meglio farebbe a cercarselo subito, perché così almeno non perde tempo. Io credo che se questo accordo non ci sarà, e non so se ci sarà, perché ci sono molti ostacoli, molte difficoltà. È difficile trovare una sintesi politica in un contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Ma guardi, il vero problema saranno i contratti interni al PD. I 5 Stelle sono un pugno di futuri disoccupati disperati, voterebbero anche il governo Bolsonaro, voterebbero il governo Neymar. Lei non le manda mai a dire, senatore, ovviamente. No, ma è così, sono dei poveracci disperati. Ma il PD invece è un partito molto complicato, con contrasti, Renzi aperto, Zingaretti ha subito, quindi probabilmente le liti nel PD e la volontà di Zingaretti alla fine di appropriarsi con le elezioni del partito, ridimensionando la componente renziana e avendo dei parlamentari più fedeli a lui, potrebbero portare a far abortire questo tentativo di accordo. Quello che io penso, ma lo pensano tutti, è che Mattarella più di tanto non andrà avanti, perché un conto era l'inizio della legislatura, lei ricorderà, non si sapeva che cosa doveva succedere, nessuno aveva la maggioranza, Mattarella ha aspettato 2 o 3 mesi, arriviamo a quella farsa di Cottarelli, controllo incaricato, e Conte che ritelefona dopo aver rinunciato, no guardi, esatto, veramente ci avremmo ripensato, e Mattarella ha dovuto subire questo andirivieni di taxi. E adesso la legislatura comunque era avviata, o c'è una soluzione oppure si vota, non è che poi sia uno scandalo votare. Pensi se non si potesse votare, meglio votare più volte che non votare mai. Perché dal suo punto di vista, e poi facciamo un passo indietro al discorso anche del Presidente Berlusconi oggi dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché sul finale del suo intervento Matteo Salvini dopo le consultazioni torna anche a questa apertura che forse c'è sempre stata in questi giorni, non è mai stata una chiusura totale con il Movimento 5 Stelle? Molte persone sostengono che lo faccia soltanto per avvelenare un po' l'aria, perché c'è appunto alle viste questo accordo eventuale tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, e semmai secondo lei potrebbe essere effettivamente possibile un ricongiungimento Lega-Movimento 5 Stelle, ovviamente non con Conte? Io, guardi, credo che un ricongiungimento Lega 5 Stelle sarebbe veramente una cosa poco seria, dopo tutto quello che si sono detti, dopo lo scontro tra Conte e Salvini l'altro giorno in Parlamento, martedì, francamente sarebbe una assurdità. Credo che probabilmente, come dice lei, Salvini ha voluto mettere un elemento di zizzania, perché oggi lui vince se si va ad elezioni. Nonostante gli siano stati attribuiti degli errori tattici, forse ne ha fatti anche, preso da, come posso dire,
la foga del momento, il successo, il consenso che sembra avere raccolto sia nei sondaggi che nella partecipazione popolare, forse, come dire, è un po' esagerato, però se ottiene le elezioni diranno che ha vinto lui, anche perché probabilmente se terrà il centrodestra unito con saggezza vincerà il centrodestra e lui sarà il Presidente del Consiglio. Penso che non dovrà fare altri supplementi di errori, perché il mito dell'autosufficienza vado alle elezioni da solo lo potrebbe portare a esiti inaspettati e negativi. Quindi se lui avrà le elezioni potrà proclamarsi vincitore. Se questi fanno questo inguacchio, nell'immediato tutti diranno Salvini ha perso, ha sbagliato, ha tirato la corda gli si è spezzata in mano, cosa in parte anche vera. Però poi potrebbe fare insieme a tutti noi un'opposizione a un governo illegittimo, metta che sull'immigrazione ricominciano sbarchi e altre cose, poi dopo un primo momento di critica a Salvini e di attribuzione della vittoria tattica all'accordone centro-sinistra, sinistra, insomma diciamo PD, 5 Stelle, poi alla lunga, siccome ci voterà prima o poi, se il centrodestra sarà unito in questo, questo è il tema, guardi, che Salvini non deve sottovalutare. Perché lui ci ha portato lei, perché lei ha disegnato quello che è uno scenario più che possibile, no? Facciamo, allora, sì, vediamo adesso come vanno loro, no? Nel frattempo stare all'opposizione, perché c'è un passaggio poi secondo me tra il più veritiero, no, di Luigi Di Maio, stando al governo sicuramente abbiamo perso consensi, spesso all'opposizione ma loro hanno persi consensi perché si è visto che loro hanno raccolto i voti con una giusta rabbia popolare, la gente ha votato Grillini per un'ansia di rinnovamento morale, insomma le cose che sappiamo. Però si sono affidati ai primi fessi che passavano, che non sanno nulla. Addirittura ieri uno ha scritto che Conte è stato il miglior Presidente del Consiglio dopo Pertini. Cioè sono degli analfabeti anche della storia italiana recente. Pertini è stato Presidente della Repubblica, ha fatto parte di un governo, non li ha guidati, credo che non abbia mai avuto diciamo incarichi di governo, poi eletto Presidente della Repubblica. Quindi, come dire, è come se avessero mandato al governo i passeggeri di un autobus, come adesso lei fa al centro di Roma, dice quelli che stanno sull'autobus 64 invece di andare a San Pietro vanno al governo. Casomai lì dentro ci sono anche due premi Nobel, chi lo sa, sull'autobus, improbabile, oppure gente comune che si ritrova ministro della difesa, ministro della salute. Così è successo, come se lei prendesse i passeggeri di un autobus. Ci sono delle probabilità migliori forse tra i passeggeri dell'autobus che casomai potrebbero anche essere persone di buon senso, lì invece si sono selezionati con quattro clic eccetera. Loro hanno perso voti perché sono degli incapaci, lo hanno dimostrato l'Appendino, la Raggi, anche i sindaci, mica solo questi al governo. Quindi io credo che la prima esigenza del paese sia di liberarsi dagli incompetenti e ignoranti, e se dovessero rimanere al governo con il PD alla lunga sarà il PD a rimetterci, perché questi sono quattro sciagurati proprio, insomma. Vediamo che succede. Il centrodestra è lì che lei ha detto deve rimanere unito, perché poi le prove generali mi pare che le portate avanti da un sacco di tempo e di conseguenza le amministrative hanno dimostrato un po' dappertutto che si può fare. È sulla questione nazionale. Guardi, ma io credo che Salvini non farà l'errore di andare da solo alle elezioni, perché le corse solitarie diciamo sono sbagliate. Oggi leggevo su un giornale una frase di Moro che non ricordavo, cioè meglio avere torto in compagnia che ragione da soli, che è un po' un paradosso. Quelli che pensano di avere, la frase contiene poi una verità, quando uno pensa di avere ragione da solo finisce per aver torto. Quindi il consiglio, l'ho detto anche in aula l'altro giorno, ho fatto un intervento, qui dicevo più che guardare la cronaca guardavo un po' i percorsi della storia. Il centrodestra è maggioranza naturale dell'Italia, spesso si è impedito al centrodestra di riunirsi, di riconoscersi, ora che può avere una maggioranza e la tenga unita, poi se si vota subito meglio. Se ci fosse un grande inganno avremo un argomento in più per preparare la nostra vittoria. Senatore, grazie. Prego. Grazie. Buonasera. Per questo suo intervento ci ha aiutato un po' a capire determinate dinamiche e ovviamente poi con il pensiero del senatore Gasparri su alcune parti politiche lo conosciamo e non si nasconde mai dietro un dito. Sì, Simone, andiamo dalle nostre amiche aziende.